17 giugno dell'anno 386, nella zona cimiteriale di Porta Vercellina, davanti ai cancelli del recinto in cui erano custodite le tombe dei santi martiri Napoli e Felice, Ambrogio rinvenne i corpi dei martiri Protaso e Gervaso. Compiuta l'esumazione, le reliquie furono momentaneamente nella vicina basilica di Fausta, dove si vegliò dalla morte. Il popolo ottenne di venerarle nel giorno 18. Il 19 giugno esse furono solennemente traslate in questa basilica detta Ambrosiana, da poco costruita, e deposte sotto l'altare, dove Ambrogio aveva predisposto la propria. Dopo che nel 789 l'arcivescovo Pietro ebbe fondato un monastero annesso alla Basilica Cristiana, ai tempi della Valle Gaudenzio, ossia tra il 835 e il 842, l'arcivescovo Angioberto II compì una prima ricognizione delle reliquie di Sant'Ambrogio e dei due martiri, elevate nei rispettivi loculi, le depose in un antico sarcofago romano in porfido, collocato sotto il nuovo piramide altare d'oro da lui offerto. La sistemazione scaturita dall'intervento di Argenberto si conservò inalterata per molti secoli. Nel 1857 furono avviati lavori di restauro della basilica. In tale contesto, nel gennaio del 1864, fu ritrovato un sarcofago di porfido in cui i tre corpi erano stati riposti. Soltanto dopo agosto 1871, presente l'arcivescovo Luigi Nazari di Calabiana, si procedette alla ricognizione canonica. I sacri resti apparvero nel sarcofago immersi in un'acqua limpidissima. Per permettere la diretta decise di creare sotto l'altare un nuovo sacello, accessibile ai fedeli. Le reliquie vi furono collocate a cruce in due oratorio, quella inferiore dei martiri. Successivamente, nel 1897, in occasione del 15° centenario della morte di Sant'Ambrogio, essendo arcivescovo di Milano, il beato cardinale era Carlo Ferrari, ideata la splendida punta di cristallo argento, che ancora oggi custodisce congiuntamente i tre corpi santi e gli offre la redenzione dei pellegrini che giungono in questa basilica cristiana per venerare questi testimoni della comune fede cristiana, delle chiese d'Occidente.